Era il 20 luglio 1973, quando milioni di spettatori appresero all'improvviso una notizia drammatica. Bruce Lee, il celebre esperto di arti marziali e icona del mondo del cinema, era stato sconfitto dalla morte, un avversario troppo forte anche per lui. Il suo decesso fu fin da subito al centro di numerose teorie complottiste perché l'attore di origini hongkongesi, poi naturalizzato statunitense, si era spento in circostanze misteriose che lasciarono una serie di interrogativi ancora oggi oggetto di dibattito fra giornalisti, medici e ammiratori. A quasi vent'anni di distanza però la famiglia Lee subì un nuovo e inaspettato lutto. Il 31 marzo del 1993 suo figlio Brandon, anch'egli attore, morì. In un tragico incidente sul set. Ciao a tutti, amici di Vanilla. Oggi parleremo della morte di Bruce e Brandon Lee, l'avete capito naturalmente. E per comprendere meglio ben è bene dire che la narrazione si articola su tre piani distinti. All'inizio vedremo la morte di Bruce Lee, con i fatti acclarati riguardo il decesso dell'attore. Poi vedremo la morte di Brandon sul set del film Il corvo, anche in questo caso parlando dei fatti. Mentre in seguito vedremo le teorie complottiste, alternative, se così possiamo definirle che hanno interessato il padre e il figlio più celebri del mondo delle arti marziali cinematografiche. E ora cominciamo. Bruce Lee nacque a San Francisco il 27 novembre del 1940. Era il penultimo figlio di Lee Hoi chen un attore e cantante cantonese, e di Grace Ho, discendente di Robert Ho Tung, uno stimato e potente uomo d'affari di Hong Kong. Città dove la famiglia si trasferì quando Bruce aveva pochi mesi. Il giovane lì aveva un temperamento poco tranquillo, non era certo uno studente modello e si trovava spesso coinvolto in battibecchi con i compagni di classe. La sua famiglia godeva di un certo prestigio sociale, perciò consapevole che il carattere del figlio potesse nuocere alla propria immagine pubblica, Li Chen lo mandò negli Stati Uniti. Inizialmente lì visse a San Francisco da un vecchio amico del padre, poi si trasferì a Seattle. Lì incontrò Linda Emery, la donna con cui convolò a nozze nell'agosto del 1964. La sua carriera cinematografica ebbe inizio quando aveva solo tre mesi. Era il neonato del film Golden Gate Girl. Successivamente, sia da bambino sia da adolescente, fu una presenza stabile nelle produzioni delle major hongkongesi e comparve in 16 pellicole. In età adulta si affermò, sfoggiando le sue abilità nelle arti marziali e il produttore statunitense, William Dozier lo scritturò per la serie televisiva Il calabrone verde e per alcuni episodi del telefilm Batman. Di pari passo con il piccolo schermo, la notorietà di Lee crebbe anche nel mondo del cinema. Grazie al film Il furore della Cina colpisce ancora e dalla Cina con furore. Nel 1973 era all'apice del successo, un pilastro del cinema d'azione e cominciò le riprese del lungometraggio I tre dell'Operazione Drago, che, sfortunatamente, Vide la luce soltanto dopo la sua morte. Il 10 maggio di quell'anno si trovava negli studi della Golden Harvest per completare una sessione di doppiaggio quando fu trovato in bagno febbricitante e in preda alle convulsioni. L'attore fu immediatamente trasportato in ospedale dove il medico Peter Wu gli salvò la vita somministrandogli del mannitolo. A seguito degli esami clinici era stato riscontrato un edema cerebrale, prontamente curato attraverso farmaci atti a ridurre il gonfiore nel cervello. Successivamente, il 20 luglio, Lee era a Hong Kong perché in serata avrebbe dovuto incontrare l'attore australiano George Lazenby per discutere del suo nuovo progetto cinematografico, Game of Death. Stando al racconto della moglie Linda, li vide l'amico e produttore Raymond Cho alle 14 circa e due ore più tardi si recarono insieme a casa dell'attrice taiwanese Betty Ting-pei. Dopo aver visionato il copione del film tutti e tre insieme, Cho andò via per precedergli al ristorante Miramar per la cena con l'esemi. Mentre era ancora a casa della collega, l'attore avvertì una forte emicrania e la Ting gli offrì una pastiglia di Equagesic. Un farmaco composto da aspirina e meprobamato, dopodiché andò a sdraiarsi per riposare e dal modo all'analgesico di fare effetto. Dopo poco la Ting provò senza successo a svegliare lì e si rese conto che c'era qualcosa di strano. Tuttavia, non chiamò subito un'ambulanza, anzi, avvisò ciò che accorse tempestivamente ed entrambi tentarono di rianimarlo. Alla fine, quando con molta probabilità era ormai troppo tardi, avvisarono un medico di fiducia che, constatando le gravi condizioni di lì, si affrettò a farlo trasferire in ospedale. L'attore giunse al Queen Elizabeth Hospital intorno alle 22 e fu dichiarato morto all'arrivo. Aveva soltanto 32 anni. Stando all'autopsia, si era formato un secondo edema cerebrale e il suo cervello si era gonfiato di circa il 13%, ossia c'era stato un aumento del peso dai 1.400 grammi medi del cervello di un uomo adulto a circa 1.500-1.575 grammi. Le uniche sostanze rintracciate nel suo corpo furono i componenti dell'Equagesic e 4 mg di marijuana da lui gasticati. Il caso Bruce Lee venne affidato al medico forense Donald Tier che aveva supervisionato oltre mille autopsie. Questi giunse alla conclusione che la vittima fosse stata stroncata da un edema cerebrale causato da una reazione allergica ai composti dell'equagesic assunto consenzientemente. Per tale motivo infatti venne usata la dicitura death by misadventure, morte per disavventura, differente da death by accident, morte accidentale, poiché nel primo caso il decesso è causato da un rischio che la vittima si assume volontariamente. L'equagesic non era assolutamente un medicinale pericoloso, perciò in campo medico furono formulate diverse teorie alternative. Peter Wu, il dottore che aveva seguito l'attore durante il primo malore, attribuì la disgrazia alla piccola quantità di cannabis riscontrata dalle analisi, per poi ritrattare la sua posizione con la seguente dichiarazione. Il professor Thier era uno scienziato forense raccomandato da Scotland Yard. Era stato interpellato come esperto sulla cannabis e non possiamo contraddire la sua testimonianza. Il dosaggio della cannabis non è preciso né prevedibile, ma non ho mai sentito di qualcuno che sia morto solo per averla assunta. Dall'autopsia, inoltre, fu evidenziata una possibile disfunzione renale accompagnata dalla presenza di piccole quantità di fluidi e di sangue nei polmoni. Tali dati indussero il giornalista Alex Ben Block. A ipotizzare che Lee fosse stato vittima degli effetti collaterali di un particolare colpo di kung fu subito durante le varie scene di combattimento sul set. Al Comic Con di San Diego del 1975, Chuck Norris, amico di Lee, affermò che il decesso era attribuibile alla combinazione di due medicinali. Secondo Norris, infatti, nel 1968, Lee aveva iniziato ad assumere un farmaco neorilassante a seguito di un infortunio sul set che, in linea teorica, venuto a contatto con l'Equagesic, aveva scatenato quella reazione che gli costò la vita. In una biografia pubblicata nel 2018, invece, lo scrittore Matthew Polly si consultò con un'equipe medica per avvalorare la tesi di un decesso dovuto a sforzi eccessivi e a un colpo di calore che ai tempi dell'autopsia era un malore clinicamente poco considerato. Nel 1972 Lee si era sottoposto all'asporto delle ghiandole sudorifere ascellari, poiché il sudore sotto le ascelle era considerato poco fotogenico. Per Polly dunque, quando lì si sforzava in allenamenti e combattimenti, il suo corpo era soggetto a degli eccessivi aumenti di temperatura che propiziarono sia il primo sia il secondo edema cerebrale. Sebbene le autorità competenti si fossero espresse sulla causa del decesso, c'era ugualmente un velo di mistero che sembrava ricoprire l'intera vicenda e se da un lato le teorie sorte in campo medico avevano una spiegazione di fondo, i fan, mossi dal dubbio che qualcuno stesse cercando di insabbiare il caso, iniziarono a far circolare ipotesi complottiste basate su semplici illazioni. In molti incolparono Betty Ting Pei, forse amante di lì, di aver cercato volontariamente di ucciderlo. Per altri si trattava di un omicidio compiuto con un veleno orientale che non poteva essere rilevato dall'autopsia. Le accuse si estesero anche a molti altri colleghi dell'attore. L'opinione pubblica imputò Raymond Shaw, con il quale i rapporti professionali stavano per giungere al termine, il regista Holloway, con cui aveva avuto numerosi screzi in pubblico, e il produttore Ran Ran Shaw. Che a causa di un suo rifiuto aveva perso l'opportunità di realizzare un'importante coproduzione internazionale. A chiudere il cerchio, infine, furono sospettati anche vari esponenti del mondo delle arti marziali e i membri della malavita cinese. Mentre l'opinione pubblica si arrovellava sulla misteriosa dipartita dell'attore, la moglie Linda portò la salma del marito nella sua città a Seattle, dove fu sepolto nel cimitero di Lakeview. Tuttavia, vent'anni dopo, accanto alla sua tomba giunsero le spoglie del figlio, Brandon, anch'egli protagonista di una morte inaspettata che fece riaffiorare una vecchia teoria caduta nel dimenticatoio, la maledizione della famiglia Lee. Brandon nacque a Oakland il 1 febbraio del 1965 e a soli otto anni dovette affrontare il trauma della scomparsa prematura del padre. Seguendo le sue orme imparò le arti marziali e debuttò al cinema con piccole parti in film d'azione. Mal sopportando di essere etichettato come il figlio di Bruce Lee, nel 1993 accettò di interpretare Eric Draven nel film Il Corvo, dove non era richiesta alcuna scena di kung fu e gli consentiva quindi di dar prova delle sue abilità attoriali, discaccandosi dall'ombra del padre. La pellicola, a trasposizione dell'omonimo fumetto di James o Barr, era diretta da Alex Proyers e la trama verteva su Eric e Shelley, due innamorati in procinto di sposarsi. La notte prima delle nozze, l'appartamento della coppia viene preso di mira da quattro malviventi di Bird, Shank, Dean e Fanboy, che picchiano e violentano la giovane ragazza. Eric rincasa e assiste inerme all'omicidio della fidanzata, venendo anche anch'egli ucciso. Un anno dopo, un misterioso corvo si posa sulla tomba del protagonista. Che resuscita con poteri sovrannaturali concessigli per vendicarsi dei suoi carnefici. A pochi giorni dalla fine delle riprese, la produzione aveva deciso di girare per ultime le scene del flashback dove Eric, tornato dall'aldilà, si reca nel suo vecchio appartamento e rivive gli atti in cui lui e Shelley erano stati brutalmente assassinati. Nel giorno del fatale incidente era previsto che l'attore Michael Massey, interprete di Fanboy, sparasse un semplice colpo a salve, ma qualcosa andò storto. Nei ciak precedenti a quello mortale, la pistola utilizzata per le riprese, un revolver Smith Wesson modello 629-44 Magnum, doveva essere inquadrata in diversi primi piani. Generalmente i proiettili sono dotati di un innesco, una piccola capsula inserita nell'estremità posteriore della cartuccia in un'apposita cavità centrale, di un ogiva, il pezzo ovoidale anteriore, che dalla canna arriva fino al bersaglio designato, e di polvere da sparo, il cui contatto con l'innesco fornisce la spinta che fa partire l'ogiva. Inizialmente la troupe scelse di usare proiettili veri, privati della polvere da sparo e dell'innesco, ma non dell'ogiva. Così facendo le telecamere avrebbero ripreso una pistola a carica a tutti gli effetti, pur non essendo letale. Quando giunse il momento di girare quella che poi si rivelerà l'ultima scena di Brandon Lee, Massy doveva far fuoco puntando all'addome del collega da una distanza di circa 4 metri, perciò i proiettili veri furono sostituiti da quelli a salve, provvisti di polvere da sparo, ma non dell'ogiva in modo tale che si udisse il rumore autentico di uno sparo senza che partisse alcun colpo. Gli addetti al cambio però non si erano resi conto che uno dei proiettili veri aveva ancora l'innesco e quando nelle scene precedenti era stato premuto il grilletto pur senza polvere da sparo, l'ogiva era riuscita a ricevere una piccola spinta fino alla canna, incastrandosi lì all'insaputa di tutti. Appena il regista diede il via per girare, Massi seguì il copione. Sparò all'addome di lì e, nell'esatto istante in cui fu esploso il colpo a salve, l'ogiva bloccata partì dalla canna e ferì a morte la sventurata vittima. Brandon avrebbe dovuto reagire accasciandosi in avanti, invece cadde all'indietro, ma inizialmente nessuno si accorse di quanto accaduto. Qualche tempo dopo il regista dichiarò: Lo vidi crollare a terra con un lamento. Il foro del proiettile mi parve perfettamente simulato e il sangue era forse fin troppo abbondante, ma nel complesso la scena era riuscita a meraviglia. E dopo aver gridato stop, dissi che ne avremmo girata un'altra più che altro per sicurezza. Visto che non si muoveva, mi avvicinai a lui. Notai che la macchia di sangue continuava ad allargarsi. Mi chinai, toccai con il dito quel liquido. Era tiepido e denso, come sangue, sangue vero. Sul set cadde un silenzio di morte. La prima persona a capire fu Eliza Hutton, la fidanzata di, di Brandon, che faceva parte del cast come assistente della produzione. Lanciò un urlo e si precipitò verso Brandon, mentre io mi rendevo conto che respirava debolmente e che le sue condizioni dovevano essere gravi. Tra lo stupore di tutti, Brandon giaceva a terra in una pozza di sangue che si allargava vista d'occhio e fu subito trasportato al New Medical Center di Wilmington dove, dopo un'operazione di circa sei ore, ogni speranza di salvarlo si spense insieme alla sua giovane vita. Alle ore 13 del 31 marzo 1993, a 28 anni, Brandon Lee fu ufficialmente dichiarato morto, anche lui per una misadventure. A seguito di quel grave incidente, l'apparato cinematografico statunitense varò immediatamente nuove linee guida a scopo precauzionale. In qualsiasi film, le scene disparatorie dovevano essere girate puntando le armi verso gli attori con un'angolazione di almeno 30 gradi. Dopo il funerale, tenutosi con una piccola cerimonia privata, la madre Linda, la sorella Shannon e la fidanzata Eliza decidero decisero unanimemente di fermare le indagini e ritirare la denuncia in cambio di un cospicuo risarcimento. Tale accordo extragiudiziale con la produzione del film ovviamente non fu ben visto dalla magistratura, che era pronta a dar via a un processo per omicidio colposo, con l'obiettivo di punire i membri dello staff macchiatisi di una grave negligenza. Il corvo fu ugualmente completato con l'aiuto della grafica computerizzata e di una controfigura e divenne da subito un film cult. Anche Brandon raggiunse la notorietà mondiale, soprattutto fra i giovani, ma il prezzo da pagare era stata la sua vita. Il film fu poi distribuito con una dedica sia a Brandon sia a Eliza. Esattamente come Eric e Shelley, anche loro erano in procinto di sposarsi, di lì a un paio di settimane. La lapide sulla tomba di Brandon fu realizzata dallo scultore Kirk McLean e l'epitaffio inciso sopra ricorda, nell'ultima frase, anche la fidanzata. Per Brandon ed Eliza sempre uniti nella bellezza del vero amore. In un'intervista rilasciata poco prima della sua morte, Brandon aveva citato un passo del romanzo Il tè nel deserto di Paul Bowles, riportato sulla partecipazione di nozze che nel View Cemetery oggi è inciso sulla sua tomba. Poiché non sappiamo quando moriremo, pensiamo alla vita come un pozzo inesauribile. Eppure, tutto accade solo un certo numero di volte, e in realtà un numero molto piccolo. Quante altre volte ricorderete un certo pomeriggio della vostra infanzia, un pomeriggio che è così profondamente parte del vostro essere che non potete nemmeno concepire la vostra vita senza di esso, forse quattro o più di cinque volte, forse nemmeno quello. Quante altre volte guarderete sorgere la luna piena, forse venti, eppure sembra tutto senza limiti. Con la morte di Brandon tornarono in auge vecchie teorie di natura esoterica circa una maledizione sulla famiglia Lee. Tali ipotesi superstiziose erano nate all'indomani della scomparsa di Bruce e trovarono riscontro in curiose coincidenze incentrate sulla vita e la carriera di padre e figlio. I primi ad alimentare le voci sulla presunta maledizione furono i genitori di Bruce che, seguendo i dettami del folklore cinese, gli avevano dato un nome femminile a scopo precauzionale, il nome dell'attore in cantonese traducibile con piccola felice. Il loro precedente figlio maschio era morto e ciò doveva servire a depistare gli spiriti maligni e a impedirgli di impossessarsi del nuovo discendente. Il film a cui l'attore stava lavorando, Game of Death, era poi incentrato su un esperto di arti marziali ucciso dalla malavita, trama ricollegabile alla teoria dell'omicidio ordito dalla mafia cinese. Tale parallelismo tra vita reale e interpretazione cinematografica si verifica, come si è visto, anche nel caso di Brandon, deceduto prima delle nozze come l'Eric della finzione. In ultimo, a dar seguito alla leggenda della maledizione della famiglia Lee, vi è il film Dragon, la storia di Bruce Lee, un biopic romanzato del 1993, dove compare un demone, rappresentazione metafisica delle paure interiori di Bruce, che lo perseguita sfidandolo a più riprese. Durante l'ultimo dei loro combattimenti, però, l'essere malvagio decide di abbandonare Bruce per spostare le sue attenzioni sul giovane Brandon. Secondo il mio personalissimo parere, su entrambi non gravava alcuna maledizione, sono tutte coincidenze, date messe insieme, eh, circostanze che ai complottisti piace incastrare per far sembrare che ci sia qualcosa dietro quando qualcosa dietro non c'è. Eh, sono state due morti accidentali che hanno portato alla scomparsa prematura di due attori amatissimi al pubblico. Oggi, dopo essere scomparsi prematuramente, riposano insieme, l'uno accanto all'altro.